questi suoni del conservatorio. Le scale, gli esercizi vocali, esercizi di flauti, esercizi di arpe. Quindi arrivava, c'era un'aria piena di sbrandellamenti, di brandelli di musica. Auf der einen Seite die Magie, die Entrücktheit des Ortes. Auf der anderen ist da die denkbar konkrete Tätigkeit Rothas am Konservatorium. Er organisiert Konzerte, unterrichtet, fördert den Bau eines Konzertsaals, unternimmt alles, um das Niveau der Akademie zu heben. Ein einziges Zimmer ist der Mittelpunkt all dieser Aktivitäten. Kompositions-, Verwaltungs-, Schlaf- und Wohnzimmer. Das gesamte Leben Rothas in Bari spielt sich in dieser ehemaligen Mönchsklause ab. Maestro Rota, quanti studenti ci sono nel Conservatorio di Bari? Circa 300 sono gli studenti qui. Ma lei ha molte richieste di ammissione al Conservatorio? Beh, ogni anno c'è tra agosto e settembre si accettano tutte le richieste di ammissione. Poi si fanno gli esami di ammissione. In ogni caso era talmente estraneo al mondo delle scuole di musica ed ero così terrorizzato che avevo voglia semplicemente di scappare. Feci questo esame di fronte alla commissione al Liceo Musicale di Bari e alla fine dell'esame, proprio quando conclusi gli esami, mi disse Rota di fronte alla commissione: ti abbiamo dato 10 e lode, cioè il massimo della lode per tutte le varie esecuzioni. Prima di tutto, per il pianoforte richiediamo già che ci sia una conoscenza dello strumento prima che vengano qui, perché 11 anni è già un'età abbastanza avanzata per cominciare a studiare il pianoforte, proprio per avere l'inizio del pianoforte. E quell'anno in cui io facevo, appunto, ero al liceo la mattina a Molfetta e il pomeriggio andavo a Bari a studiare al liceo musicale, Rota fu come veramente un maestro nel completo senso della parola, non un insegnante di pianoforte o l'insegnante di composizione. Fu colui che mi aprì tutte le porte della comprensione della musica, sia nel senso strumentale che nel senso interpretativo. Fu veramente il maestro con la M maiuscola. Essere chiari, risolvere il problema, questo era fondamentale. Al di là di ogni qualunque altra interpretazione, fondamentalmente un brano di musica doveva essere comprensibile. Se c'era qualcosa da dire, bisognava dirlo nella maniera più chiara e più diretta possibile. E lui diceva spesso, ma questo è scritto su molti libri anche, non è una novità a dirlo, però vale la pena di ripeterlo, diceva fondamentalmente che quando per l'ascoltatore ci sono momenti di poca chiarezza nell'ascolto di un pezzo, vuol dire che c'è un problema compositivo non risolto dal compositore. E il compositore è chi ha il dovere di saper risolvere i problemi, compositivi naturalmente. Sì, se lo fa, la fa ti sa, la si do. Questo fa il sol legato io. La lezione principale di Rota si può sintetizzare in chiarezza, sincerità e precisione.
14 Jahre nach seinem Tod ist Rother am Konservatorium nicht vergessen. Die Anekdoten erzählen von seiner Arbeit bis in die Morgenstunden, von seiner Begrüßung der Studenten im Morgenmantel, von seinem simultanen Arbeiten. Hier eine Prüfung, da ein Telefonat, zur Linken ein paar Noten zu einem Klavierkonzert, rechts eine der unzähligen Filmkompositionen, die zu seinem zweiten, völlig entgegengesetzten Leben gehören. Scheinbar unbeschwert und frei wechselt Rother von einer Musikwelt in die andere. Einfühlsam und bescheiden setzt er die Vorschläge der Regisseure spontan um, sodass manche das Gefühl hat, selbst zu komponieren. Erstaunlich ist die Vorurteilslosigkeit, mit der er sich trotz seines Namens weiterhin auf die verschiedensten musikalischen Herausforderungen einlässt. Er hat uns allen gelehrt, dass eine schöne Canzone vale più di una brutta Sinfonia, soprattutto. Per cui chi dei miei ex colleghi di studio, ex allievo del conservatorio, ha ritenuto di volersi specializzare nella musica leggera, per esempio, l'ha fatta senza complessi di inferiorità, sapendo di collaborare al meglio per qualcosa che ha una sua dignità. Io non so se lei ha visto Gian Burrasca, sono contenta perché appunto è una cosa che fu molto amata da noi, la facevamo con una grande allegria, una grande velocità, una grande incoscienza. Tanti bellissimi attori del nostro teatro e delle bellissime canzoni di Nino. Viva! Pa, 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 con le pomodoro! Viva! Pa, 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 che è un capo pomodoro! Viva! Pa, 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 col pomodoro! La storia del passato ormai ce l'ha insegnato che un popolo affamato fa la rivoluzione. Ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Ricordiamo tutti come fu preso in giro la volta per aver scritto la famosa Pappa col pomodoro, per esempio. Ci fu gente che quasi gli tolse il saluto a un certo punto. Figurati, allora quando aveva fatto, non so, Bellezza in bicicletta con la Pampanini o le riviste Il mio cavallo, non doveva mai cominciare il compositore serio. No, Nino era ricco. Era ricco d'avventura, quindi non era certo da sentir mica quei critici lì che sono per le torri d'avorio. Lui si meravigliava molto dell'atteggiamento moralistico che c'era dietro questa critica, che non era estetica ma morale. E questo naturalmente nell'arte, come ha già detto Oscar Wilde tempo fa, non c'è una morale, un'opera d'arte non ha una morale, o è bella o è brutta. E poi noi, io e Nino, consideravamo Gian Burrasca un oggetto di grande qualità. Per lui fondamentale era esprimersi come musicista. Il musicista è colui che è incaricato o da se stesso o da qualcun altro di ottenere un certo scopo, lo scopo lo ottiene. Per lui era fondamentale ottenere lo scopo tutto intero, non fermarsi. Questo era importante. In un film ci vuole una canzoncina jazz, deve essere del buon jazz però. Serve una marcia da circo, deve essere una marcia da vero circo. Magari fracassona, anche volgare se occorre. Perché se la situazione richiede volgarità, volgari bisogna essere. Altrimenti si diventa esteti. E l'estetismo è una cosa completamente estranea alla visione di Rother. Canto per chi non ha fortuna. Tanta gente nello
Eine passende Filmmusik bedeutet für Rother allerdings nicht in jedem Fall eine neu kreierte Komposition. Wiederverwendete, überarbeitete Musik zieht sich wie ein roter Faden durch seine Arbeit. Dieses neapolitanische Lied aus Lena Wertmüllers Film beispielsweise ist ein Recyclingprodukt aus einem seiner früheren Filme. Eine nicht immer gern gesehene Vorgehensweise. Ma lui lo faceva sempre. Lui non aveva nessuna remora. Per lui la musica lo faceva anche Rossini, però insomma lo facevano tanti musicisti, voglio dire, in una testa piena di musica, piena di motivi, piena di cose. La musica entrava, usciva, si usava, non c'era quella fiscalizzazione nella testa di Nino. Era appunto un adorabile artista libero e disordinato che riusava tutto. Ho scelto un tema che era di un mio film di 15 anni prima. Un tema che nel film precedente era molto allegro, una marcetta spottente proprio. E ho visto che invece facendolo disteso e romantico guadagnava di molto. Poi l'ho elaborato, ci ho fatto una parte di mezzo diverso ed è venuto fuori il tema del Padrino. Era una canzone inserita nel film Fortunella. Film Fortunella con regia di Edoardo De Filippo, sceneggiatura di Federico Fellini, interprete Giulietta Masina. Ehi, lì, dove vai? Dal principe. C'è l'appuntamento? E come c'ho l'appuntamento? È una cosa importantissima. Allora, cosa no? Oh, appena arriva, fermala, eh! Das musikalische Selbstbedienungskonzept Rothers gipfelt in einem aufsehenerregenden Eklat. Kurz vor der Verleihung wird die Oscar-Nominierung seiner Musik zu Francis Coppolas Der Pate widerrufen. Sein unbekümmertes Autoplagiat verstößt gegen die Regeln der geforderten Originalkomposition. 3 Jahre später ist er wieder nominiert und erhält doch noch die höchste kinematografische Ehrung, diesmal für den Paten Teil 2.